Sono stati presentati oggi alla stampa e verranno resi pubblici a partire dal 27 febbraio i restauri effettuati con finanziamenti regionali erogati in tre distinti piani museali nel triennio 2008-2010 ad alcuni dei beni conservati nel Museo del Risorgimento dell'Età Contemporanea di Faenza. A Faenza ci sono tantissimi musei, uno di questi è quello del Risorgimento. Qual è la sua storia? La storia del Museo del Risorgimento è presto detta, è uno dei musei più vecchi della città. Nasce nel 1904, quindi addirittura 4 anni prima del Museo delle Ceramiche che nasce nell'Otto. Naturalmente dietro a questa fondazione del nostro museo c'è sempre un personaggio famoso faentino che è Gaetano Ballardini. Nel 1904, dietro un'esposizione che si fece nelle sale del comune, di cimeli, ricordi delle imprese risorgimentali, si decise di istituire, di fondare un museo del Risorgimento italiano che all'inizio fu ospitato presso i locali della Pinacoteca, dove rimarrà fino al 1921. E dal 1921, per motivi di spazio, venne trasferito presso i locali della Biblioteca Comunale, dove rimarrà fino al 1975. Dal 1975 anche la Biblioteca Comunale, per motivi di spazio, deve mandare via, diciamo così, fra virgolette, il Museo del Risorgimento, ed ora ha trovato la sua giusta collocazione all'interno di Palazzo Laderchi, dove praticamente i tre grandi protagonisti del nostro Risorgimento italiano, Achille, Francesco, ma anche Ludovico Laderchi, hanno vissuto in questo palazzo. Com'è composto e cosa ci si può trovare dentro? Allora, l'esposizione parte dall'età napoleonica e fino ad arrivare all'Unità d'Italia per il momento, perché non abbiamo ancora a disposizione altri locali per continuare il nostro progetto museografico. Stiamo lavorando già per l'allestimento di un'altra sala grande, proprio per arrivare fino al 1915, diciamo così, che praticamente è alle porte anche con le celebrazioni di questo evento. All'interno del museo potete vedere cimeli di ogni genere, dalle ceramiche, dai ritratti, dalle divise, quindi delle stoffe, bandiere, e materiale cartaceo, quindi documenti, editti, passaporti, documenti vari, e poi anche del mobilio, perché c'è la poltrona eseguita nel 1860 dalla famosa ebenisteria Casalini per il primo cittadino, per il primo sindaco di Faenza, che era Gaetano Carboni. Qui all'interno del Museo del Risorgimento è stata fatta una grande opera di restauro. Che cosa è stato restaurato? Allora, con finanziamenti regionali sono stati realizzati 6 lotti di lavoro suddivisi in 3 piani finanziari, carte, documenti, proclami, eccetera, e poi dipinti, e le giubbe, 4 giubbe militari risorgimentali e la poltrona del primo sindaco faentino d'età postunitaria. Come sono stati disposti all'interno del museo? E sono disposti in varie sale, i dipinti, poi le giubbe, sono dislocati insomma, in vari spazi e possono essere visti. Un'importante opera quindi di restauro. A che periodo appartengono questi oggetti che sono stati restaurati? Gli oggetti sono tutti di interesse risorgimentale, vanno dall'inizio dell'Ottocento fino alla seconda metà dell'Ottocento. Qui abbiamo un uniforme che è del Corpo dei Volontari, che viene istituito quando sta per iniziare la terza guerra d'indipendenza. Francesca Diletta per Faenza Web TV.